Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati anche oggi su un nuovo video sul mio canale. Io sono Christian e mi raccomando, se non siete ancora iscritti, anche se non dico che non mi importi più, ci mancherebbe ancora, ma finalmente abbiamo sfondato i 1000 iscritti, cioè sono contentissimo, sembro un bambino a Natale, sembravo un bambino a Natale, mi sono emozionato tantissimo perché era un traguardo che volevo raggiungere da tanto tempo, una soglia psicologica mia personale che era tanto importante. Spero che continuerà questa volata verso il milione, cheat Gerry Scotti, perché comunque gli iscritti fortunatamente stanno continuando a crescere. Ci sono stati i reel che mi hanno aiutato, ci sono stati dei contenuti che a quanto pare sono piaciuti tanto e sono felicissimo di questa cosa, soprattutto uno degli ultimi video riguardanti il mio percorso di questo anno, praticamente il primo anno da content creator, quindi felicissimo. Ma non perdiamo altro tempo, non voglio perdermi in chiacchiere e annoiarvi, partiamo subito con il tema di questo video. Allora, senza stare troppo a girarci intorno, sicuramente per i cripto appassionati o comunque gli addetti ai lavori del settore cripto, quello che è il fenomeno delle meme coin nell'ultimo periodo si sarà fatto sicuramente notare. Cioè, chi ha fatto dei rendimenti folli, letteralmente folli, sul mondo delle meme coin, che per chi non lo sapesse sono semplicemente delle coin, delle monete virtuali, delle criptovalute, nate per scherzo. La prima, o meglio, la più famosa è Dogecoin, nata appunto per prendere in giro il mondo cripto, ma adesso c'è stato un susseguirsi di criptovalute, tra cui Shiba Inu, eccetera, eccetera, e soprattutto le ultime nell'ultimo periodo che hanno avuto dei rendimenti spaziali. E questo è un campanello d'allarme su tante cose. Il primo è che per chi come me, per come tanti content creator cercano di fare informazione e divulgazione su informazioni importanti e fondamentali di questo settore per evitare che poi scadano nella fuffaggine, nel ridicolo, quasi perché tantissime persone dicono: ma le criptovalute sono cavolate, sono una truffa, sono qui, sono là, per forza, se andate a guardare la Shiba Inu di turno, soprattutto agli albori, per forza che la ritenete una boiata, non ha fondamento. Se invece andate a studiare tutto quello che c'è dietro, comunque le basi ci sono e sono importanti, quindi bisogna andare a capire che cosa andare a prendere a livello di informazione e che cosa andare a non prendere a livello di disinformazione, o meglio, andare a capire che cosa è disinformazione, analizzarlo, capire che bisogna stare alla larga. Perché ve ne ho parlato? Perché andiamo a vedere a schermo, questo è il grafico di Pepe, Pepe Coin. Per chi non lo conoscesse, questo è il meme della rana, quella ranaccia che si conosce ormai praticamente dappertutto, è stata utilizzata come meme e questo è il grafico del suo rendimento negli ultimi giorni, abbastanza folle. C'è gente che ha investito, Dio, mi viene l'ansia solo a dire investito in questi casi, qualche magari decina, centinaia di dollari e si è ritrovata praticamente milionaria. È ridicolo, intanto per il rendimento che ha avuto, e in seconda battuta, c'ho sti peli di animali, cani e gatti che mi danno un fastidio sul microfono, io vi do anche da mangiare. Comunque, che hanno avuto dei rendimenti folli, ma soprattutto c'è da capire se poi queste persone hanno potuto prelevarli quei guadagni, perché capite bene che io posso magari investire 100 dollari, diventare milionario il giorno dopo, ma se poi non c'è qualcuno che mi compra quel token dall'altra parte del mercato e che quindi mi fa portare a casa profitto, cioè non avete idea di quanti ne ho sentiti che ho investito 10 dollari e mi sono diventati 10.000, però poi il giorno dopo non riuscivi a prelevarli, quindi capite bene che alla fine hai addirittura perso i tuoi 10 dollari, in realtà perdita ridicola, però il concetto è anche quello. Cosa importante, stando a quello che riguarda sempre Pepe come token, perché è quello che ha fatto più parlare di service rendimenti folli, è che alcuni exchange andranno a listare questo token sulla loro stessa piattaforma. Ma, e qui cito ragazzi di CryptoBears, cosa importantissima da capire è che gli exchange non lo fanno perché credono nel progetto, non lo fanno perché dicono: oh mio Dio, una meme coin che rivoluzionerà il mondo delle criptovalute. No, non gliene frega assolutamente niente. Lo fanno perché, vista la FOMO, vista tutto l'hype che è stato creato attorno a queste criptovalute, vabbè,
Le persone andranno a fare trading sulla coppia di Pepe, USDT, USD o quello che ci sarà. Di conseguenza andranno a tradare questo token e gli exchange guadagneranno fior fiori di commissioni sulle transazioni che verranno fatte all'interno delle loro piattaforme. Quindi è un aumentare esponenzialmente comunque ancora l'hype attorno a cose ridicole come queste meme coin per portarsi ovviamente a casa profitti, perché sicuramente non lo fanno per beneficenza, quello poco ma sicuro. Da quel lato lì avevo qualche giorno fa inserito all'interno della sezione community del mio canale un sondaggio che, visto com'è andato, ho ritenuto molto interessante, perché volevo appunto andare a capire, come ho inserito qui, considerando i pump and dump delle meme coin, perché c'è da considerare anche che non vanno solo su, cioè ci sono anche delle belle botte in discesa. Pensi che abbia senso specularci sopra o è meglio stare alla larga da questi token? E infatti ho specificato che è un sondaggio al solo scopo di ricerca e ho notato che, per carità, ci sono stati pochi voti rispetto alla mia community, ma comunque c'è una tendenza a stare lontano da queste situazioni. Poi c'è chi ci specula, c'è chi studia comunque questo settore, questa branca, tra virgolette, delle criptovalute per capire come si sta muovendo. Poi c'è un altro che non, boh, cosa sarà l'altro, non si sa cosa possa essere. Magari è chi le guarda da lontano, li studiacchia, ci butta sopra 5 euro sperando che diventino 50 e gli va bene così. Non ho idea del come, però può essere anche una situazione, anche quella, ecco, buttata poi, ma ce la possiamo far andare bene. Sicuramente, come dicevo, questo è un settore, questo è un ramo, tra virgolette, delle criptovalute abbastanza pericoloso, anzi, senza abbastanza, è molto pericoloso, perché già le criptovalute in sé, essendo un mercato ancora piccolo a livello di capitalizzazione, ha un'alta volatilità, che è normale. Essendoci pochi scambi, essendoci pochi volumi e pochi, tra virgolette, poi ovviamente lo paragoniamo alla finanza tradizionale, sicuramente c'è una volatilità più ampia rispetto appunto alla finanza tradizionale, quindi è più facile andare a fare gain, ma è anche più facile andare a prendersi lo stop in faccia. Sicuramente in questi casi è ancora più semplice andare a, sì, magari fare guadagni importanti, ma torniamo al punto di prima, li possiamo portare a casa, guadagni importanti, ma è molto 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 facile andare a perdere tutto il nostro investimento. Poi può esserci che quello che davvero mette 100 dollari diventa quasi milionario, ma è uno su quanti? Cioè, essere quello lì ci vuole davvero una gran botta di me. Quindi è abbastanza complicato. E in più, dall'altra parte, dobbiamo anche renderci conto che magari su 100 meme coin che vengono create oggi, dobbiamo andare a capire quale sarà quella, la nuova Pepe, quella che esplode, la nuova Shiba Inu, dove addirittura hanno creato un ecosistema, il metaverso, una roba o un'altra, la nuova Dogecoin che addirittura viene adottata da un multimiliardario americano. Ciao Elon, se ci sei, mettimi un like, mi raccomando. E quindi anche lì, dove li mettiamo i soldi? Come siamo sicuri che questo progetto, addirittura anche lì mi viene l'ansia a pensare che sia un progetto, come possiamo essere sicuri che la nuova meme coin esploderà e ci farà diventare ricchi? Non lo possiamo sapere, quindi è un po' come giocare alla lotteria. Allora, tanto vale giocare i numeri del lotto ogni settimana ed è la stessa cosa, cioè non pensiamo di essere diventati fenomeni, siamo lì. Detto questo, questo video voleva essere appunto un... Vi informo su quello che è la nuova meme coin, appunto, fantastica, meravigliosa, Pepe. Seguiamo, cavalchiamo l'onda di queste meme coin, facciamo visualizzazioni sul canale, ci sta, ma soprattutto era un state sempre attenti, anche perché nel momento in cui una criptovaluta di questo tipo fa dei rendimenti del genere, fa delle percentuali del genere in salita, ormai ormai è tardi, cioè magari può anche continuare la sua salita, però c'è da stare molto attenti a dove andiamo a mettere i nostri soldi, perché potrebbe tranquillamente poi stornare tutto il suo guadagno e noi prendiamo la discesa in faccia. Quindi, e non ne sarebbe neanche la prima volta che vedo una cosa del genere, quindi state davvero tanto attenti. Continuate a studiare, continuate a fidarvi progetti seri, o perlomeno che possono sembrare seri. Poi la bacchetta magica, la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, ma sicuramente andare a minimizzare il rischio può essere interessante, per quanto sia difficile. E nulla. Detto questo, mi raccomando, se ancora non avete votato il sondaggio nella sezione community, andate a votare, mi interessa molto il parere che avete su questo argomento. Ringrazio di nuovo i ragazzi di CryptoBears che ci siamo sentiti oggi, appunto, anche su questo argomento molto importante, perché crea tanta disinformazione questo momento di hype e di FOMO attorno a queste meme coin. E mi raccomando, rimanete iscritti e collegati al canale perché ci saranno novità molto molto interessanti nelle prossime settimane. Così, buttateli.
Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.